Scaphoideus titanus ha una sola generazione per anno e il fitoplasma della flavescenza dorata non può essere trasmesso dagli adulti alle uova. Per questo motivo, le nuove generazioni acquisiscono fitoplasma nutrendosi da una pianta già infetta l'anno precedente. Se le piante infette non sono rimosse immediatamente, queste possono rappresentare una fonte di contaminazione sulle quali l'insetto può nutrirsi e diffondere la malattia. Per questo motivo, per gestire la flavescenza dorata, sono necessarie 5 azioni. L'acquisto di barbatelle sane, l'attività di monitoraggio in vigneto al fine di individuare piante infette, la rimozione delle piante infette, la lotta contro il vettore, misure complementari profilattiche. Senza una di queste azioni, tutte le altre diventano scarsamente efficaci. Le barbatelle, prima di essere messe in commercio, dovrebbero essere trattate con acqua calda, in modo da essere sicuri che non siano infette. È consigliabile comprare solo barbatelle termotrattate. Le attività di prospezione vengono fatte per osservare la presenza di flavescenza dorata in campo. È importante monitorare costantemente la presenza di piante sintomatiche al fine di rimuoverle, in modo da ridurre il diffondersi del fitoplasma. Alcuni studi mostrano che un'attività di monitoraggio a livello di consorzio dà risultati migliori. Quando viene trovata una pianta infetta, è obbligatorio rimuoverla e distruggerla. Le eradicazione delle piante infette è un'azione necessaria per il contenimento della malattia. Dal momento che Scaphoideus titanus ha una sola generazione l'anno, il suo monitoraggio e il tempismo dei trattamenti sono molto importanti. Le uova generalmente schiudono in maggio, quindi il primo trattamento verso le forme giovanili è fatto verso fine maggio, inizio giugno. Un secondo trattamento, sempre contro le forme giovanili, può essere fatto alla fine della rimanenza del primo trattamento. È consigliabile monitorare la popolazione adulta e contattare le istituzioni locali per assicurarsi se altri trattamenti sono necessari. Le viti americane selvatiche non mostrano sintomi anche se infette con il fitoplasma della flavescenza dorata, quindi possono rappresentare una pericolosa fonte di infezione per i vigneti circostanti. La rimozione dei vigneti abbandonati e delle viti selvatiche deve essere fatta quando non è presente l'adulto, che potrebbe migrare e spargere la malattia. Dopo la potatura, sarebbe ideale bruciare o compostare tutti i residui, in modo da distruggere le uova di Scaphoideus titanus al loro interno, così riducendo la popolazione l'anno successivo. Senza una di queste misure, tutte le altre diventano scarsamente efficaci.